Questo programma è offerto da Appizzonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Appizzonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Mario Christmas. Le più belle melodie di Natale rivisitate da Mario Biondi. Nell'album Due grandiosi inediti. Mario Christmas, il tuo disco di Natale. I'm dreaming of a white Christmas. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick, they're falling down. Sport e non solo. La rubrica di Armando. Curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi. Sportivissimi sportivi, buonasera a tutti da Globus Radio Station. Stasera grossa novità, siamo anche in video. Un'occasione veramente splendida in una serata particolare, visto e considerato che stasera abbiamo il Catania che gioca in casa in questo turno infrasettimanale con il Napoli, un Catania forse all'ultima spiaggia. E comunque avremo modo di parlare del Catania, perché stasera abbiamo un ospite veramente molto gradito, un ex giocatore del Catania. Chissà quanti se lo ricorderanno come il biondino, come il killer dalla faccia d'angelo, un terzino tosto, ma tosto, 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 che ha cominciato la sua carriera a Catania nel 1974. Poi ce lo faremo dire da lui stesso. Ah, stasera c'è il prolungamento fino alle 19.50 circa, proprio perché faremo dei collegamenti dal Civali. Ma io vorrei subito presentare il mio graditissimo ospite, Antonino Leonardi, a cui diamo il benvenuto. Buonasera, ciao. Grazie Armando, grazie dell'invito, grazie a tutti voi. Spero che sia una serata splendida sotto tutti i punti di vista, che si concluda con la vittoria del Catania. Beh, diciamo in bocca al lupo al Catania, forza Catania. Forza Catania, che forse è il termine più appropriato. Allora, Antonino, abbiamo detto al Catania al 1974, ma tu hai una lunga carriera e parlavo di terzino tosto, ma di questo ne parleremo anche in seguito. Ci vuoi fare un po' tu stesso un sunto della tua carriera calcistica? Diciamo che ho fatto 24 anni di professionismo, tanti anni trascorsi nel Catania, ben 12. Sono entrato nel 72 e poi le prime apparizioni, le prime convocazioni nel 74-75 con Rambone, Rubino, nei tempi di Spagnolo, Ciceri, poi ho giocato con Borghi, Piga, Barlassina, Cantarutti, Spagnolo, Ciceri. Hai fatto varie serie. Sorrentino, tutti sì. I portieri, Petrovici. E ho giocato sì, in tutti questi campionati. Da catanese indossare la maglia rossa-azzurra è stato un onore e un onore, e spero diciamo che chi se lo ricorda con dignità, con grande attaccamento ai colori, con passionalità e con amore. Tu nasci come difensore, però sei stato un giocatore polivalente, perché a seconda delle necessità i vari allenatori ti spostavano in diversi ruoli. Diciamo che negli anni con la maglia rossa-azzurra qualsiasi allenatore che ho avuto mi vedeva a modo suo e mi sceglieva un ruolo, siccome io ero un giocatore polivalente, uno che è universale, diciamo, che sia diciamo, solo per l'amore di indossare quella maglia mi sacrificavo sia con applicazione, con doti tecniche e caratteriali, e anche diciamo con la passionalità. E qual è il ruolo che maggiormente ti ha soddisfatto?
Beh, il ruolo che maggiormente mi ha soddisfatto è stato negli anni dopo Catania, quando ho militato in altre squadre tipo Cremonese, Reggiana, Salernitana, dove alcuni allenatori mi hanno fatto giocare in una posizione molto più avanzata. Giocavo, diciamo, da mediano, addirittura da mezzala sinistra, perché ero un mancino naturale, quindi andavo sulla fascia, crossavo bene, facevo segnare tanti attaccanti, diciamo. Era tu hai anche segnato qualche gol? Pochissimi. Ero uno portato più sull'assist, facevo gli assist, il passaggio gol, e gioivo come se avessi fatto il gol. Parlavo io di terzino tosto, perché una volta ricordo che c'era soprattutto una marcatura d'uomo, poi dopo è nata la marcatura a zona, sì. Inventata soprattutto dagli olandesi, se tu ricordi. Sì, io ho fatto la marcatura uomo e sì anche la marcatura zona. La marcatura zona, diciamo, bisogna avere grande spirito di sacrificio, grandi doti tecniche e caratteriale. Tu devi interpretare il ruolo, diciamo, con intelligenza. In quella zona, in quel perimetro che ti viene affidato, deve fare il difensore, il regista, il centro, cioè sei responsabile, diciamo, di quel perimetro e di quella zona. Quindi è un ruolo molto più completo come giocatore. Io l'ho fatta con Pippo Marchioro, anche a Catania l'ho fatto con Adelmo Capelli, tu penso che ti ricorderai. Come no? Nel 78-79. Io ho fatto anche delle radiocronache. Bravo. Un anno che giocavamo bene, ma eravamo molto sfortunati. Ma la squadra faceva un gioco corale, un gioco molto lineare, preciso, sovrapposizioni, scambio di marcature, di diagonali, pressing. Tutte quelle nozioni che ci venivano impartite a migliorare e a migliorarci. Io dico subito ai radio e anche telespettatori, visto che siamo anche in video stasera, che fra 3 minuti circa ci collegheremo con il Cibali, col Massimino, dove c'è il nostro corrispondente Rosario Sortino, per sentire un po' quelle che sono le anteprime della formazione, se possibile, insomma, visto considerato che si giocherà stasera questo turno infrasettimanale con Catania-Napoli, nella speranza appunto che il Catania possa uscire fuori dalla posizione che è in classifica. Allora, a questo punto vediamo un poco se è già collegato Rosario Sortino. Benissimo, allora Rosario, mi senti? Sì Armando, buonasera a te, buonasera al tuo ospite e a chi ci ascolta. Buonasera Rosario. Allora, buonasera. Innanzitutto subito vorrei chiederti la situazione al Massimino com'è? Già c'è affluenza di pubblico oppure po' presto ancora? Visto l'orario, le persone comunque stanno incominciando a entrare, già sugli spalti del Massimino c'è molta confusione attorno ai cancelli, ai tornelli, per cui già si sente il clima partito, davvero importante e fondamentale questa per il diciamo, del campionato del Catania. Sì, è sicuramente fondamentale, perché stasera ritengo che per il Catania ci sia soltanto un risultato importante, la vittoria, perché diciamo che è una partita, non dico da ultima, ma quasi da ultima spiaggia. Quindi se dovesse sfoderare una prestazione come quella con la Juventus, non è escluso che potrebbe anche farcela. Questo naturalmente lo auguriamo alla squadra del Catania. Ovviamente penso che ancora sia troppo presto per le formazioni, ma possibile formazioni? Tu già hai sentore? Sì, attualmente credo che il Catania, come comunque hanno optato la maggior parte degli addetti ai lavori, Maran potrebbe far scendere il Catania in campo con un 3-5-2. Sì. Sempre con Andujar in porta, Gomber e Bellucci, forse con le grottaglie, ancora in dubbio le grottaglie per la difesa, centrocampo a 5 con Peruzzi, Lodi, Izco, Rinaudo e Monzon, e in attacco coppia inedita quella con Barientos e Checo. Ah, al momento del Napoli ancora è presto per una formazione ufficiale. Senti Rosario, tu che sei anche un cronista, sei soprattutto un cronista sportivo, qui hai la possibilità di fare una domanda a uno che ha giocato con Catania e lo ha fatto veramente bene. Io l'ho sempre considerato un terzino tosto, sto parlando di Antonino Leonardi,
che praticamente nel 1974, dal 74 in poi giocò appunto a Catania. Gliela vuoi fare una domanda? Approfitta sì. di questa situazione. Ma io intanto sarei per tostissimo più che altro che tosto. Appunto, io ho detto piuttosto tosto. Da giornalista sportivo, comunque amando anche la storia del calcio Catania, conosco mister Leonardi e so la storia calcistica di questo grande atleta che Catania lo ricorda sempre. Io volevo chiedere una cosa: come il Catania potrebbe uscire da questa situazione e quanto agonismo serve in campo per potersi salvare? Tra parentesi, io ancora credo che questa squadra ce la possa fare. Ci crediamo tutti. Allora Rosario, mi hai fatto una domanda importante e fondamentale. A questo punto del campionato il Catania deve necessariamente avere grande carattere, grande personalità. Certe volte le partite, come tu ben sai, come tu sanno, si vincono negli spogliatoi, nel sottopassaggio, dove bisogna fare gruppo, porre diciamo tutte le diabrite, tutte le cose che possono succedere, mettere a contonare, remare su una stessa direzione. Questa sera il Catania, da questa sera, perché è di fondamentale importanza, deve trarre il massimo anche col minimo sforzo, ma però sotto l'aspetto della professionalità, dell'impegno, del coraggio, dell'attaccamento ai colori. Io voglio che i giocatori questa sera escono col sangue agli occhi, con la bava, come si usava una volta, con la bava alla bocca, col cuore, senza avere nessuna recriminazione. Devono dare il massimo e sapendo, dimostrando anche all'avversario che il Catania vuole vincere, di dirglielo anche all'arbitro: questa sera dobbiamo vincere. Rosario, scusami, io a questo punto direi una cosa e chiudiamo il collegamento qua, ci risentiamo fra qualche minuto. Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, anche la voce di qualche spettatore, di qualche tifoso. Se riesci ad avere qualche dichiarazione sarebbe veramente interessante. Sentiamo qual è l'umore della tifoseria catanese, se gli animi sono positivi, se c'è positività su questa squadra. Va bene? Va bene Armando, mi auguro di sì, anche perché nella posizione in cui è la tribuna stampa, sì, è accanto a ridosso della tribuna elite, quindi sono i tifosi che arrivano quasi all'ultimo istante prima della partita. Va bene, se c'è questa possibilità, sentiamo dopo per qualche altro. Un giorno lavorativo, ma va penso bene. Che come chiudono i negozi, stasera lo riempiranno lo stadio. Va bene Saro, grazie per il momento. Ci sentiamo fra qualche altro minuto. Io pregherei la regia di passare il primo brano. Stasera diciamo che il Catania deve avere una vita spericolata. Vita spericolata, Vasco Rossi. Quella famosa canzone. Globus Radio Station, la vostra radio, nonché siamo anche in video del cuore. Diciamo pure che i programmi sportivi ne sono passati tantissimi, ma stasera è una serata particolare perché oltre al carissimo Antonino Leonardi, oltre alle la cronaca, non faremo la radiocronaca in diretta, però abbiamo dei commenti dallo stadio da parte di Rosario Sortino, abbiamo una sorpresa anche, l'abbiamo sentito in passato, è un'occasione bellissima per poterlo risentire. Abbiamo Giampaolo Spagnolo in collegamento telefonico. Giampaolo, buonasera, ci senti? Sì, ti sento benissimo, buonasera. Bentornato. Abbiamo avuto il piacere di sentirti in passato. Intanto ti faccio salutare un tuo ex collega, nonché un tuo caro amico. Ciao. Ma non era mica un granché come giocatore, Leonardi, era scarso. Questo no. Io lo ricordo come un giocatore tosto, invece, un terzino tosto. È stato uno dei migliori, no, perché siamo amici, è stato uno dei migliori attaccanti che abbia avuto il Catania. Anzi, questa sera in quella fascia saresti servito, veramente. Sì,
finché le gambe mi hanno tenuto, poi dopo sono crollato. No, io me lo ricordo, uno di quei giocatori che aveva tecnica, aveva forza, aveva gamba, faceva gol, faceva anche cross, era un'ala di quella lì che andava sul fondo e costava per gli attaccanti. Lo ricordo perfettamente. Vabbè, forse voi ve lo ricordate con Cicere, con Bartolomutti, ma io anche me lo ricordo con Francesconi, me lo ricordo con Zandoli quando erano a Reggio Emilia. Sì. Uno di quei ragazzi che ho voluto bene e che stimo tantissimo. Giampaolo, stasera tu sei un po' il nostro portafortuna, meglio il portafortuna del Catania. Speriamo. Diciamo che stasera abbiamo voluto, ci sono una serie di sorprese, abbiamo qui Antonino, abbiamo la diretta video, abbiamo il collegamento dallo stadio e abbiamo anche te. Insomma, tutte queste, tutto questo porpori, tutta questa miscela, speriamo che possa portare fortuna al Catania. Secondo te, Giampaolo, che cosa ci vuole stasera? Quali ingredienti per far sì che il Catania possa vincere questa partita che io comunque sono convinto vincerà? Ma io me lo auguro, speriamo, è molto difficile perché il Napoli non è una squadretta qualunque. E l'unica cosa che manca a Catania è che ha solo un attaccante che fa gol. E lo dicevamo poc'anzi con Che quando, che quando si fa male lui, cosa ha fatto? C'è anche domenica scorsa. Perché domenica o sabato è stato, non mi ricordo se era sabato, non è che avete giocato contro la Juventus, sì, no? Sì, sì. Domenica. Non avete fatto un tiro in porta, cioè, come si può pretendere di vincere le partite se non si riesce a calciare in porta? Il problema è quello, manca uno che fa gol, che la butta dentro. Ossia, è tutto lì il problema, manca perché come rendimento, come cattiveria l'ho vista bene. Cioè non meritava di perdere, diciamo la verità, sì, sì. Un pareggio era più giusto, no? Certo. Solo che loro sono dei marpioni, caro mio. È una squadra cinica la Juventus. L'hanno messa sul piano del psicologico, del nervosismo, certo. Della tensione. Oltretutto Giampaolo, c'è anche da dire una cosa, che stasera il Napoli viene a Catania col dentino avvelenato visto la sconfitta interna con la Fiorentina. Quindi non penso che renderà la vita facile. A quelle cose non ci credo che venga qua più cattivo di prima, perché se erano cattivi anche prima. Hanno perso perché sono stati ingenui, via, diciamo la verità. Certo. Si possono perdere delle partite, sì. Mica si possono vincere tutte, cioè in Serie A, è normale, purtroppo è capitato per loro. In Serie A fare quegli errori. Io spero che Catania questa sera ce la metta tutta davvero, che riesca a buttarla dentro almeno, a tirare in porta, perché io non vedo quello. Sì, vedo quello che manca. È vero che manca Berghesso a Catania, ma è anche vero che manca Higuain al Napoli, quindi diciamo, diceva bene Berghesso questo, non c'è oggi, non c'è, è squalificato. Sì. Allora chi fa gol? E appunto, dicevamo proprio questo con Leonardi poc'anzi, manca qualche punta che possa veramente... E a sentire la formazione che schiererà col 3-5-2, nessuna punta lì davanti, mette un'ala come Keiko o Barrientos che è un trequartista, e le siamo sempre lì alle solite, fai giocare uno dei ragazzi, fai giocare a Leto. Io non lo so questo ragazzo. Scusate un attimo, a gennaio non potevano prendere una punta? Paolo, d'accordissimo. Io lo so, il mercato di gennaio. Mi sono espresso e l'ho detto che il Catania doveva mettere mano al portafoglio certo, e prendere un altro attaccante, uno che sostituisse anche Gomez nello scorso anno, che si complementava con Barrientos. Bergessio creasse la superiore in America, saltasse l'uomo, entrasse in aria, tirasse. Ricordiamoci che Gomez lo scorso anno ha fatto, se non mi ricordo male, 15 gol. 15 gol. Secondo me Gomez non doveva essere. Che Gomez? L'ala piccola 15 gol, non credo. No, non mi ricordo. Ne faceva 5-6 al massimo, no? Che 15. Ma io ricordo comunque. Però era uno che faceva gol anche. Sì, però lo scorso anno credo che sia l'uomo, quello che è importante. No, credo che lo scorso anno sia andato in doppia cifra, come Bergessio d'altronde. Non mi ricordo. Comunque, giustamente, è uno che era molto sguizzante, superava l'uomo e che metteva in condizioni di segnare i compagni. Faceva questo sicuramente. Dava dei rigori. Quando hai una punta che ti salta l'uomo, è più facile andare in rete, perché saltando l'uomo si trova in difficoltà loro con un uomo in meno. Sì. È normale.
Ma comunque diciamo che ogni partita ha una storia a sé, è vero, sì, che sì, beh, certo. Praticamente non ci sono punte di ruolo stasera nel Catania, però sai, potrebbe capitare una punizione dal limite, Lodi potrebbe anche sulle palle trasformarsi sulle palle inattive, sì. Insomma, potrebbe anche succedere sfruttare qualche cosa, sfruttare l'altezza di alcuni difensori del Catania. Comunque naturalmente io penso che da Reggio Emilia, tu sei a Reggio Emilia, giusto Giampaolo? Pronto? Siamo di Reggio, sì. Sì, no, dico, penso che tu vedrai la partita stasera e credo che possibilmente tifoserai e farai il tifo, tiferai Catania. Ah beh, ma certo, ma secondo lei ho passato 5 anni a Catania e non faccio il tifo per il Catania. Sarei un deficiente. Io no? No, ma io il Catania lo seguo sempre, e spero sempre che faccia punti, che faccia punti e che si salvi. Perché se andiamo avanti così, cioè Paolo, ogni partita che passa è sempre più difficile. Paolo, è inespiegabile il campionato dello scorso anno in raffronto con quello di quest'anno. Poi sulle giure, incredibile, come mai? Una trasformazione totale, una trasformazione totale. Hanno dato via dei giocatori, Sì. Chi è partito? Gomez, poi era partito Lodi, è rientrato. Lodi che è tornato, tornato. Ma fondamentalmente no, è partito solo il Gomez. Terzino anche che del Genova. Poi hanno dato, sì, hanno dato Marchese al Genova. Marchese, sì. Però sta facendo, era 32 anni, a scadenza di contratto. Sì, ha fatto bene negli ultimi 2 anni, ma non credo che era di fondamentale importanza. Io credo che il Catania non abbia invece un lead. Almirone, vedi, quest'anno è sempre infortunato, non gioca. Almirone, diciamo, non hai giocato. Ecco, diciamo la mancanza anche di Almirone si è sentito, anche poi l'età anche di Le Crottaglie che avanza, gli acciacchi in difesa, sai, abbiamo commesso grandi ingenuità. Comunque, Giampaolo, i difensori che non marcano più di da dietro. C'è anche da dire che c'è stata l'infermeria piena al Catania. Troppi infortuni. Hai perfettamente ragione tu quando dici che nel mercato di riparazione di gennaio il presidente doveva sicuramente comprare qualcuno in più, almeno una classifica, punta doveva, almeno un paio di giocatori doveva prenderli, perché altrimenti se perdi anche oggi è sempre una partita in meno che rimane, ormai sono sempre più difficile. 9 partite, ormai sono 5 in casa e 4 fuori, ma stasera è di fondamentale importanza. Però stasera c'è il Napoli, non c'è non so, la Sampdoria o il Sassuolo, capito? Di pari livello, giustamente. Doveva sfruttare oltretutto domeniche in cui i risultati erano a favore del Catania e purtroppo non ha saputo Debbono ripetere la stessa prestazione con la Juve e non sbagliare, non debbono commettere nessun errore, questo è il punto di fondamentale importanza. Devono lottare tutte la finale essere. Sì, ormai è tutta una finale, tutte una finale devono essere, 9 partite in finale. Ma d'altronde bisogna far così, se no altrimenti a 5 punti della fine c'è già retrocesso, sì, purtroppo sì, perché giustamente ogni partita che passa è una partita in meno. Certo, poi per fortuna che le altre ancora sono là, perdono punti. Nello spazio di 6 punti, da 20 a 26 punti sono 5-6 squadre. 5 squadre, so. Quindi il Catania ancora se la vuole. Certo, il tempo c'è ancora, fare però due vittorie, cominciare a far punti, bravissimo, fare 2 vittorie, sei anche oggi. Muore la classifica. Tutto, basta, l'importante oggi con queste squadre qua, basta non perdere. Bravissimo. Era fare il punticino che ti può salvare alla fine, capito? Sì, questo è importante. Vero. Però se tu vai avanti per vincere, dopo e dopo come fai a far gol? Questa è una partita che bisogna giocare con l'intelligenza, proprio con la sagacia tattica. Devi rischiare meno possibile. Meno possibile, sì. E senz'altro. Va bene, Giampaolo, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato. Prego. Grazie a voi, fa sempre piacere. Poi vi auguro un bocca al lupo che si risolva tutto per bene, che vada tutto in porto. Benissimo. E che Catania vinca, forza Catania sempre. Forza Catania, grazie Giampaolo. Forza Rossazzurri. Alla prossima, Paolo. Alla prossima, ti saluto. Ciao Nino, arrivederci. Un abbraccio, grazie di tutto. Saluto gli amici. Ciao. Buona serata, ciao. Va bene, grazie. Allora, facciamo un'altra piccola pausa musicale con Antonello Venditti, dalla pelle al cuore.
Globus Radio Station, sport non solo, in compagnia di Armando Garufi, con il nostro ospite graditissimo Antonino Leonardi, ex difensore del Catania. Abbiamo parlato con Spagnolo, fra non molto un'altra sorpresa. Non finiscono le sorprese, non anticipiamo niente. Antonino, tu hai avuto il piacere di marcare grossi giocatori, Mancini se non sbaglio, sì, Becca Rossi, Antonelli, Novellino, Incocciati, tantissimo. Ecco, del Catania ne abbiamo parlato, poi possibilmente sentiremo anche le altre notizie dal Massimino. La differenza tra il calcio di allora e il calcio di oggi, sicuramente il calcio di allora, a mio parere, era un calcio più tecnico, adesso è un calcio più veloce ma molto più spigoloso, sei d'accordo? Sì, hai vissuto tutte e due le fasi. Queste fasi, allora io, per dirti le cose come stanno, ho detto, ho fatto 24 anni di calcio, ho giocato fino a 38 anni, ho smesso nel 94. Quindi hai vissuto le due fasi. Non volevo neanche smettere perché... Ancora avevi forza nelle gambe. Ho avuto soltanto delle operazioni al ginocchio che mi hanno costretto, anche se poi 38 anni già per un giocatore, diciamo, è il limite, il portiere può anche ancora andare durare, anche oltre 40, anni. Sì. Diciamo che io ho vissuto queste fasi, e sia negli anni a Catania con Capelli, anche con Gianni Di Marzio, con qualche altro allenatore, ma anche al nord con Pippo Marchioro, Bruno Giorgi, ho curato molto la fase fisica, atletica. C'erano degli allenatori con Pippo Marchioro, per esempio, noi curavamo l'aspetto fisico, atletico, muscolare, oltre alla tecnica, quindi facevamo dei test, quasi delle preparazioni personalizzate. Non dico che avevamo il preparatore, ognuno di ogni giocatore, però ho avuto della fortuna di avere degli allenatori che erano anche dei preparatori, che ti curavano nei minimi dettagli, miglioravano l'aspetto fisico, certo. Cioè intervenivano su delle carenze tecniche, atletiche. Quindi ho fatto quelle fasi, però mi sono trovato bene perché io ero uno che aveva lo spirito del sacrificio, io la grinta, la velocità, il raddoppio della marcatura, l'aggressività, sono cose, diciamo, peculiarità salienti che servono. Se tu vedi il calcio di oggi, veramente, io assisto, ci sono dei giocatori che non sanno stoppare la palla, non curano i fondamentali, il portiere che non dà fiducia alla difesa, che non esce nell'area piccola, che non grida, non chiama la palla, il difensore che non marca dietro l'attaccante, e naturalmente le squadre perdono. È un calcio completamente diverso rispetto a loro. Si dà più spazio all'agonismo. Sì, fisicità, velocità, così, velocità. Ma non classe, tecnica. Giocatori diciamo tecnici ne vedo rari, pochissimi. Dov'è un giocatore come Rivera, tanto per dirti? Baggio. Antognoni. Esatto. Scusami se ti interrompo, le sorprese non finiscono stasera. Abbiamo un altro collegamento con un grandissimo, con Claudio Ciceri. Claudio, buonasera, ci senti? Buonasera a tutti. Guarda, è immancabile. Abbiamo avuto prima Spagnolo al telefono, adesso abbiamo te. E qui in studio sai che abbiamo una tua vecchia conoscenza, Antonino Leonardi. Tanto per cambiare. È un piacere. Ciao capitano, ciao Ciccio, come stai? Ciao, benissimo. Riscaldati perché stasera è la tua serata. Serve un po' che non ci sentiamo. Tanto per cambiare. Serve un attaccante con le tue peculiarità, con le tue caratteristiche. Non è che puoi prendere l'aereo immediatamente, venire a Catania e vestire la maglia del Catania nuovamente. Magari l'avrei già fatto, solo che ormai siamo nonni. Lo so, ma carissimo, ci vorrebbe veramente una punta come te stasera, visto e considerato che in base a quello che sono le formazioni che ci sono state date dallo stadio, non c'è una punta vera. E poi ho visto anche con la Juventus, sì. Ho visto Barrientos nervoso, cattivo, falloso. Bravissimo. Bisogna giocare con più tranquillità, con più mai andare a rischiare l'ammunizione. L'espulsione, okay, bravo.
è troppa tensione, troppa carica. Un giocatore con l'esperienza, con l'età, non li deve commettere quegli errori. Hanno giocato d'astuzia, l'hanno messo sul piano del nervosismo, della tensione. Claudio, scusami, io vorrei farti una domanda un po' così, diciamo, da tecnico. Tu sicuramente avrai seguito le partite del Catania, ritengo, quest'anno. Avrai sicuramente forse visto anche una trasformazione rispetto al Catania dell'anno scorso, che quasi quasi ha giocato anche per l'Europa League. Il Catania si trova in una posizione veramente triste. Speriamo che stasera possa esserci un innalzamento di orgoglio. Ma la tua sensazione, questo Catania può riuscire a salvarsi? Ma io dico che stasera dovrebbe ritrovare la partita come il Bologna con la Lazio, una partita di quel tipo lì, perché i segnali con la Juventus si sono visti di, senz'altro, c'è stata la reazione, miglioramento, sì, di agonistici, di voler non perdere. È chiaro che poi ci vuole il riscontro del risultato, perché alcune partite sono andate male, a Chievo non meritava di perdere, è stata sfortunata, cioè è determinante anche un pizzico di fortuna. Io confido molto. Io innanzitutto vorrei colgo l'occasione per salutare tutti i tifosi di Catania che ogni volta che sono tornato mi hanno accolto sempre con grande affetto. E vabbè, ma avete lasciato un grandissimo però non me la sarei mai aspettato, sono passati 40 anni, sono tanti, ragazzi. Io pensavo di non essere più nemmeno ricordato. E i catanesi invece non dimenticano, io adesso è un grande amore questo che è nato da quando sono venuto a Catania, perciò li saluto tutti con affetto e mi auguro che stasera si riesca a portare a casa la vittoria, perché è fondamentale per il futuro, perché è una lotta a 5. Sì, sì, l'abbiamo già detto. È una lotta a 5. Sì. In questo momento siamo gli ultimi, però bastano un paio di risultati positivi per riuscire a. Ma di fatto sono determinanti i risultati di stasera. Il Sassuolo gioca qui a Reggio, dove abitiamo io e Spagnolo, contro la Sampdoria, che è una partita molto difficile, perché la Sampdoria domenica ha dato 5 gol ed è in grande forma. Certo. Poi c'è il Chievo che gioca in casa col Bologna, ed è uno spareggio, è determinante anche questo risultato. C'è il Livorno. Atalanta e il Livorno gioca fuori casa a Bergamo, che non è un campo facile. A Bergamo con l'Atalanta che addirittura è andata a vincere San Siro, perciò sono determinati, bisogna viverli domenica per domenica, ma soprattutto bisogna cominciare a fare punti. Sicuramente, sicuramente. Claudio, noi naturalmente ti ringraziamo per quest'altro intervento, è la seconda volta che ci sentiamo. Io sono convinto, come dice un proverbio, non c'è due senza tre. Grazie a voi che non ti chiamiamo per la salvezza del Catania. Speriamo che tu sia un portafortuna, così come abbiamo detto Spagnolo. È già un po' che cerco di portare fortuna, ma non mi ci riesce. Claudio, speriamo stasera di averla portata. Un abbraccio a tutta Catania e a tutti voi. Sei sempre un figlio adottivo per Catania, tu e Paolo, i tifosi del Catania. Buone, grazie. Tu lo sai come la pensi. Grazie Claudio, buona serata. Ciao. Allora, ho detto che le sorprese stasera non finivano, abbiamo avuto anche questa bellissima sorpresa, ringraziamo anche la regia, i tecnici per dato tutto bene, questo è merito naturalmente dei tecnici. Noi continuiamo la nostra discussione, anche perché tu hai vissuto allora l'era Massimino, un uomo vulcanico, estremamente tifoso, passionale. Così come vulcanico, passionale e tifoso è anche Nino Pulvirenti. Secondo te la differenza dei due qual è? Se c'è una, ossia, forse Massimino riusciva ad avere più naso a cercare di trovare i giocatori giusti. Va bene che c'è uno staff tecnico che dovrebbe andare a cercare i giocatori, però il presidente è quello che materialmente esce i soldi. Ma diciamo così, che intanto sono due catanesi, doc, quindi l'amore per la maglia rossazzurra, per la città, per l'attaccamento è uguale. Sono personaggi che hanno inciso nella storia del calcio catanese
e credo anche Polvirenti continuerà a incidere, perché ormai il calcio è cambiato, ci sono tanti settori, tanti organismi, il calcio è un'industria, è un'azienda a tutti gli effetti. Il calcio di una volta si viveva solo di passionalità, gli introiti erano pochissimi, si viveva soltanto sulle risorse economiche dei presidenti. Mi ricordo Massimino vendeva appartamenti, terreni, sì, lui era un costruttore, sì. Ci metteva il cuore, la passionalità e l'amore, e si innamorava, diciamo, voleva bene i giocatori. Lo stesso fa anche Polvirenti, però ormai il calcio i tempi è un'industria, sono diversi, ormai gli interessi sono troppo alti, TV, le trasmissioni, ci sono tanti proventi, che sinergie che fanno lievitare, diciamo, gli introiti per le società. Ok, scusami se io ti interrompo, pregherei la regia di mettersi in collegamento con il Cibali. Quando la regia è pronta me lo fa sapere, perché vorremmo anche sentire gli umori del pubblico, gli umori della gente comune, l'umore dei tifosi, che ovviamente sperano che stasera il Catania possa fare pieno bottino, perché ne ha veramente la necessità. Io non lo so, non sono tanto d'accordo sul punticino. Io parto dal presupposto che stasera è una partita che si deve vincere obbligatoriamente, perché poi le prossime partite, se non sbaglio, sono pesanti. Vorrei anche rispondere a questa tua osservazione. Questa è una partita da vincere, lasciamo perdere il punticino, muovere la classifica, non serve a nula. Il Catania deve entrare vincere col piglio giusto, diciamo, per con vincere la consapevolezza e l'autostima. Benissimo, mi fanno cenno che il Cibali è in diretta, che il Massimino è in diretta. Rosario, ci sei? Rosario Sortino, mi senti? Carissimo Armando, buonasera ancora una volta dallo stadio Massimino. Allora Rosario, sei riuscito a trovare qualcuno con cui poter parlare per sentire anche quelli che sono gli umori della tifoseria? Allora, in questo momento, esattamente in questo preciso istante, ho per me soltanto addetti ai lavori. L'unica cosa che però è piacevole, che posso raccontare agli amici della nostra radio, è che non molto lontano da qui comunque ci sono tantissimi, e dico tantissimi, tifosi del Napoli che guarderanno la partita insieme ai tifosi del Catania. E questa è una bella cosa, questa è una pagina straordinaria dello sport a Catania. Fotografie, sciarpe scambiate, veramente dei momenti. Rosario, purtroppo siamo lontani, altrimenti saremmo andati anche a disturbarli, perché ne varrebbe davvero la pena. Armando, Rosario, so che siamo gemellati col Napoli, quindi da parecchi anni. Sì, lo so, lo so, però per questa, con la stima, racconto questo con i miei occhi pieni di gioia. Ecco, e questo è, campo, diciamo, che sarà una battaglia. Diciamo che questo è l'aspetto positivo e bello della serata, perché sappiamo che purtroppo non sempre è così negli stadi italiani. È una gran bella cosa, però giustamente, come dice Antonino, stasera il Catania deve scendere col piglio giusto, deve scendere in campo con grinta, con determinazione, perché è una partita quasi da ultima spiaggia. Non so se guarda, sei d'accordo, Rosario. Caro Armando, se mi posso immedesimare in quello che ha detto il nostro mister Leonardi, credo che in questo momento l'urlo dello spogliatoio del Catania dovrebbe far tremare interamente il Massimino, per dimostrare che stasera questa squadra giocherà da Catania, perché vuole vincere e vuole rimanere in Serie A. Senz'altro, noi ce lo auguriamo di vero cuore, non solo da catanesi ma anche da tifosi. Scusateci, ed alcuni ex giocatori del Catania che abitano in città di tutta Italia si augurano questa prestazione positiva e vittoriosa del Catania stasera. E noi ce lo auguriamo veramente di vero cuore. Bene, allora a questo punto noi chiudiamo il collegamento con il Massimino. Rosario Sortino, ti ringraziamo tantissimo per i tuoi interventi. Buona cronaca, buon lavoro, e probabilmente ci sentiamo ancora. Mi fanno scendo dalla regia, probabilmente abbiamo il tempo anche per un ultimo collegamento. Grazie Rosario, a dopo. Grazie a voi, a risentirci, e forza Catania, dai, permettetemelo. Forza Catania, ciao, senz'altro. Allora, Antonino Leonardi, abbiamo detto che è una partita che il Catania deve vincere a tutti i costi, però si ripropone ancora quella problematica. Stasera non gioca una punta vera.
Gioca un trequartista, gioca un altro che non è una vera punta. Ci sarebbero gli uomini comunque da immettere come punta. Poco fa Rosario dal Cibele ci ha elencato la formazione, il 3-5-2, che a me andrebbe bene, però lì davanti, signore, non possiamo. Secondo me ognuno si assume le proprie responsabilità, poi è sempre l'allenatore che fa la formazione, perché vede durante la settimana chi sta bene, chi è in forma, le caratteristiche rispetto all'avversario, il modulo e cose varie. Però il Catania deve tirare in porta, deve cercare di concretizzare, essere cinico. Il Catania con chi sta giocando stasera? Con la Juventus non siamo riusciti a fare un tiro in porta. Bergessio non c'è. Giochiamo con Barrientos, con un trequartista e un'ala come Keiko? Come Keiko, io onestamente, esatto. Se il Catania c'ha in panchina Leto e c'ha quel ragazzo Pettico, io li farei giocare. Stasera giocherei. Ecco, la squadra deve rispecchiare il carattere dell'allenatore. È stato sempre così, sarà sempre così. Scusami Antonino, i collegamenti non finiscono stasera, no? E abbiamo anche in diretta, che vuol dire la sua, il nostro direttore Enzo Stroscio. Carissimo Enzo, buonasera. Carissimo Armando, eccoci qua. Allora, anche tu giustamente lo sapevo, allo stadio Massimino abbiamo avuto poc'anzi il collegamento con Rosario Sortino, ma abbiamo avuto il collegamento con Spagnolo, con Ciceri. Abbiamo avuto questo grande piacere, oltretutto abbiamo qui l'amico Leonardi. Ecco Leonino, ciao, come stai? Ciao Enzo, è sempre un piacere vederti, vivere le emozioni con te. Senti, un'emozione ce l'ho io qui dal Cibali, man mano che arrivano le persone, perché ancora sono pochine ma stanno per arrivare, e un clamoroso al Cibali, anzi al Massimino. Abbiamo qui la speaker del Catania Calcio, la nostra Stefania, voce che ci segue sempre, Stefania, che è con noi. Un attimo che ve la passo e sentiamo Stefania anche. buonasera ciao, ragazzi, Stefania, un abbraccio. Nino, sono Leonardi. Ciao Nino, carissimo, ti abbraccio, ti ammiro e ti apprezzo sempre, sei nel mio anche cuore. Io grazie, fai vivere emozioni con la tua voce incredibile, cara Stefania. Con la tua voce calda speriamo stasera che possiamo gioire, va bene, con speriamo perché insomma da un po' di settimane purtroppo la mia voce non si sente, perché insomma l'annuncio del gol non c'è stato. Io spero che questo collegamento con voi questa sera porti bene, così che lo possiamo fare ogni settimana, qualora continuassimo insomma a giocare. Se in dovesse casa, portare così bene, sicuramente Stefano. Certo, assolutamente sì. Va bene. Stasera abbiamo parlato anche con gli ex compagni, tra cui Spagnolo, Ciceri. Ecco, che hanno dato sostegno a questa causa. Grandi Ciceri, Spagnolo, noi vi ricordiamo, no Nino? Fatto rivivere delle belle emozioni qui al Massimino. Li vivo. Li rivedo e li sento sempre e sono tutti dalla nostra parte. Stefania, ecco, magari sì. Posso dirti una cosa stasera? Desidero augurarti buon lavoro, ossia io spero che la tua voce stasera si possa sentire almeno 3 volte. Ecco, okay. speriamo. Ma guarda, io mi accontenterei anche di una volta e basta. Che portasse insomma i 3 punti, perché a noi servono davvero tanto. Ma io ho detto 3 volte perché si potessero portare a casa appunto i 3 punti. Ecco, bravo, perfetto, va bene. Servirebbe anche un autoreta all'ultimo secondo del Napoli. Sì, qualunque cosa va bene questa sera. L'importante è che varchi la linea della porta. Grazie Stefania, buon lavoro. Grazie, a voi, grazie. Ciao. Allora, eccoci direttore. Eccoci qua. Allora direttore. Globus Radio Station sul Cibali, veglia sul Cibali, quindi il Massimino deve essere un portafortuna, spero, almeno per la partita di questo sera. Ma io sono convinto che Globus Radio Station porterà fortuna al Massimino, al Catania, e ci dovrebbero mettere un mega galattico striscione nel caso in cui andasse tutto bene. Vediamo, Stefani ha promesso il grido del gol, speriamo che questo possa avvenire, perché veramente è una carenza per la squadra del Catania Calcio, ma tutti ci speriamo e speriamo bene. Direttore, facciamo le dita. Direttore, permettimi di dire che noi ci scusiamo per la sforatura, però penso che tu ce lo permetterai stasera. Permesso e vi mando un grandissimo saluto. Io vado nella mia postazione. Grazie, buona visione. Un abbraccio a mio fratellone Nino. Grazie. E sia Cicile che Spagnolo li abbiamo sentiti per via Etere. Con affetto, quindi siamo lì con te.
li avremo presto con noi. Al tuo fianco, okay. Siamo. Grazie, ciao, direttore. Ciao, buona serata. Ciao. Benissimo, allora a questo punto noi ci avviamo veramente alla conclusione. Un'ultima domanda. Con l'augurio che naturalmente il Catania possa farcela, perché il campionato di Serie B sappiamo che sì. Tu l'hai anche. No, sì. Io sto dicendo nella malaugurata ipotesi, non voglio farlo agli spettatori, però bisogna pensare anche al peggio. E sappiamo che tu l'hai fatto la Serie B. Sì. Appunto, hai fatto la Serie A, hai fatto la Serie B. La Serie B è un campionato difficilissimo. È veramente un purgatorio. Uscire fuori dal pantano della Serie B non è facile. Il Palermo ci sta riuscendo, l'anno scorso retrocesso, quasi certamente sarà in Serie A, però non è molto facile farcela. Non pensiamo a questa ipotesi. Ripartiamo dal presupposto, il Catania ha queste ultime partite, tu già l'hai detto, ma vogliamo ripetere che cosa dovrebbe fare il Catania in queste ultime giornate. Le ho vissute queste vigilie, certo. Così di angoscia, di preoccupazione, di drammaticità. Però bisogna tirare fuori gli attributi, bisogna tirare fuori a questo punto tutte le energie, bisogna fare gruppo, essere compatti, solidali, fare diciamo scudo. Il Catania deve uscire col sangue agli occhi da questa sera in poi, con la bava, come ho detto poco fa. Il Catania deve mettere in campo tutte le componenti, tutte le sinergie. Lasciamoli perdere amicizie, lasciamoli perdere diciamo giustificazioni che non tengono. Dobbiamo metterci gamba, corsa, volontà, impegno, tutte le componenti che ci servono. Dobbiamo vincere. Serve solo questa parola, vincere, non serve altro. Sicuro. Allora abbiamo sforato fino ad adesso. Dovrei dire solo una cosa, se mi permetti, Armando, salutare un ex compagno mio di squadra che si chiama Nino Cantone, che ultimamente Cantone, ha giocato tanti anni con me, è stato anche il capitano, uno dei capitani, è un ragazzo veramente generoso, che è tifoso del Catania, nato a Catania. Un caloroso saluto da Nino Leonardi. Benissimo, allora abbiamo detto che abbiamo sforato, continuiamo a sforare ancora un paio di minuti, e l'ultimo collegamento con il Massimino e con il nostro corrispondente Rosario Sortino. Rosario? Sì, Armando. Allora, abbiamo qualche novità, abbiamo anche la formazione del Napoli, oppure rimane tutto invariato a quello che ha detto poc'anzi? Al momento rimane tutto invariato, le squadre a breve potrebbero scendere in campo per il riscaldamento, però Armando, ti posso dire che qui accanto a me abbiamo un amico di Globus, possiamo dire così, il nostro collega Lucio Di Mauro, che magari potrebbe parlare, Armando, di ciò che è in questo momento la partita. Un attimo che te lo passo al telefono. Radio Globus. Buonasera a tutti. Tutto a posto, tutto bene? Allora, la facciamo una piccola disamina di questa partita di stasera, visto che ormai siamo quasi all'ultima spiaggia e l'unico risultato per me è la vittoria. No, io direi soltanto, comunque non è un'ultima spiaggia. Quasi, ho detto, è quasi, non... Sì, prego, sì. Vai. No, diciamo, io non ritengo che sia un'ultima spiaggia, dobbiamo ancora crederci, perché ovviamente la squadra in sé gioca, il Catania gioca come quello che abbiamo visto il primo tempo di domenica con la Juve, sicuramente ha le carte in regola per fare ancora risultato, quindi ovviamente bisogna crederci. La matematica ancora non ci condanna, bisogna fare 13 punti circa, ovviamente ci sono degli scontri particolari, impegnativi, però io dico perché non credere fino alla fine. Ovviamente con l'espulsione di qualche nostro importante giocatore, questo sicuramente comporterà una partita oggi che cambierà un po' sicuramente l'aspetto di quello che noi ci aspettavamo. Col Napoli c'è anche questo straordinario gemellaggio tra le tifoserie, quindi tutto può giocare avanti a nostro favore. Lo stadio non è pienissimo, io ovviamente faccio anche
un discorso anche di colore. Settimana scorsa, cioè proprio domenica, c'era anche l'ex sindaco Stancanelli, e invece col sindaco bianco presente. Oggi invece ancora non abbiamo delle presenze importanti. Invece nel settore ospiti già qualcosa si muove, però già c'è una bella atmosfera. Io, se tu mi permetti, volevo dire, sottolineare quello che è successo domenica scorsa. Il settore ospiti era gremitissimo, e questo ci sta. Il settore ospiti della Juve, tifavano Juve, il settore ospiti, e questo ci sta anche. Però sicuramente non ho accettato i cori contro il Catania, i cori contro il popolo catanese, i cori contro a coloro che non fanno effettivamente non fanno calcio. Ecco, questo è il discorso, quindi non si fa il calcio in questo modo. Gli striscioni erano tutti siciliani, quindi non erano tifosi che venivano da Torino, quindi questo io sicuramente li contesto. È una cosa assurda, non deve succedere questo, perché siamo in Sicilia e il Catania è una squadra che sicuramente ha militato benissimo fino a questo punto nella Serie A, quindi di fare contro il Catania, sei juventino, ti fa Juve, ma non contro il Catania. Sono d'accordissimo, anche con questo piccolo fuoco, mi era giusto dirlo, perché permettimi di sentire quello che abbiamo sentito domenica sera è stata una cosa veramente che non abbiamo accettato nessuno. Io ti sento pochissimo, non so se tu... No, ti sentiamo benissimo, abbiamo sentito tutto quanto. Noi purtroppo siamo in chiusura, quindi siamo costretti certo. salutarti. Grazie per la tua disamina. E l'ultima parola a Rosario Sortino, che noi vorremmo sentire per le ultime novità, se ce ne sono. Rosario? Certo. Ciao, grazie. Esatto. Ciao. Ciao, grazie a te. Ciao. Rosario? Sì, eccomi. Allora, abbiamo sentito quanto poc'anzi espresso. Novità credo che non ce ne siano. A questo punto mancano esattamente 60 minuti, no, di meno, perché alle 20:45, tre quarti d'ora per l'inizio della partita, sicuramente lo stadio si riempirà. E ti saluto, ti ringrazio per i tuoi collegamenti. Va bene? Grazie a voi, a risentirci presto. Grazie, ciao, buona Rosario. Serata. Ciao. Buona serata. Grazie. Ciao. Allora, stasera abbiamo veramente fatto un lavorone. E lo hanno fatto soprattutto i nostri tecnici, che giustamente dobbiamo ringraziare. Ringrazio Gabriele, ringrazio Gaetano per il lavoro, soprattutto per i collegamenti che sono andati benissimo. Un ringraziamento particolare ad Antonino Leonardi, ex difensore del Catania. Grazie Armando, grazie a te. Grande difensore del Catania, grande. Abbiamo detto difensore veramente. Non ha mai segnato nessun attaccante con me. Ne sono sicuro, appunto, e ricordo questa tua peculiarità. Vogliamo salutare gli amici di Globus Radio Station? Sì, Radio Station, e poi gli amici che hanno profuso le energie per fare la trasmissione, tra cui Gabriele, tra cui Gaetano. Con un grande abbraccio e con un affetto. E a te che hai condotto la trasmissione con grande piglio e con grande autorità. Ti ringrazio tantissimo, cari sportivissimi sportivi, come sono solito dire. Alla prossima puntata. Grazie a tutti. Buonasera. Sport e non solo. La rubrica di Armando. Curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi. Questo programma è offerto da Assonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artisonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Mario Christmas, le più belle melodie di Natale rivisitate da Mario Biondi nell'album Due grandiosi inediti. Mario Christmas, il tuo disco di Natale. I'm dreaming of a white Christmas. Vacca Luz
Abruzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Vaccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sundown.